Com'è? Vi siete trovati un po' paure, eh? Oddio, parte un talk vero. No, oh, ragazzi, fatemi salutare Floris perché io lo adoro. Ciao, Giova, eh. No, fate un applauso a Floris. Io sono anni che Giova, sono anni che Giova è il mio appuntamento fisso del martedì sera. Per metà della mia vita c'è stato il calcetto. Per l'altra metà, Floris, diciamo che io il martedì l'ho sempre dedicato a una palla. Sto scherzando, Giova, naturalmente. Io ragazzi, a Floris devo tantissimo, eh. Mi ha dato la possibilità di crescere come comico e poi grazie alle sue copertine mi sono tolto tante di quelle soddisfazioni. Io ho mandato a cagare Gasparri, ragazzi. Ma quando ti ricavi? Dal vero! Con lui è raro. Comunque, a parte Floris, comunque, i talk show sono veramente tanti, eh? C'è Di Martedì, Ballarò, La Gabbia, L'Arena, Matrix, Piazza Pulita, Porta a Porta, Virus, Quinta Colonna, Quarta Colonna, porta chi minchia vuoi, basta che mi porti una colonna. Cioè, nel momento storico in cui c'è il minor numero di appassionati di politica, c'è il maggior numero di programmi che ne parla. Giannini, Vespa, Formigli, Gruber, Del Debbio, Mentana, Floris, Paragone, Greco, Porro, Merlino, Sardoni, Pannella, Annunziata, Mannoni. Alle ultime regionali c'è stata la più bassa affluenza di sempre, ha votato un cittadino su due, perché praticamente un italiano era a votare. E l'altro era condurre un talk show. E poi, comunque poi, ragazzi, sai cos'è? Che una volta nei talk show c'era più passione, c'era più pathos. Quanto mi mancano quelle belle liti di una volta, cioè Formigoni contro Gomez, Berlusconi contro Santoro, Gasparri contro Landini, Brunetta contro Maciste, sai? Quanto guadagna Maciste? Quanto è costato Ben-Hur? Che bei tempi. Io mi ricordo quella volta che la Belillo voleva menare la Mussolini, no? Il livello della discussione era raso terra come adesso, però almeno ti godevi il gesto atletico. Tu invitavi uno di destra, uno di sinistra e per male che andasse tiravi la mezzanotte senza problemi. Adesso in Italia destra e sinistra non ci sono più. Sono state sostituite da questo signore qui. Eccolo qua. Questa è una foto dell'altro ieri. Questo è il leader della sinistra italiana alla settimana della moda qui a Milano, circondato da stilisti e figa. Ora, in quella foto lì, cosa ci vedete? Destra e sinistra? Ma chi se ne frega? Ma che importanza ha? Figa a destra, figa a sinistra. Basta, boh, fine. E voi siete ancora lì con queste assurde categorie novecentesche, basta. Ad esempio, ieri è stata approvata la Cirinnà, no? Tra mille polemiche. Secondo voi ha vinto la destra o ha vinto la sinistra? Come siete aridi. Ha vinto l'amore. Quando vince l'amore, c'è un diritto che muore. Fanno festa le suore. Piange la Cirinnà. La Silvano Belfiore Band. Ma cos'è? È un premier o è un libro di Moccia? Cos'è? 3 metri sopra il clero. Ma di quale amore va cianciando? Quale amore? Dunque, abbiamo approvato una legge sulle unioni gay, proprio al minimo sindacale, dopo anni e anni di ritardo, senza nemmeno le adozioni, solo perché l'Europa ci ha fatto un mazzo come una capanna, perché altrimenti saremmo ancora a credere al sangue dei santi che si scioglie e alle mummie dei frati che fanno il giro di Roma in una teca. Ah no, sì, lo facciamo, infatti siamo così. E Renzi parla d'amore. Unioni gay, arriva la condanna di Strasburgo all'Italia, riconosca i loro diritti. Questa notizia è di luglio scorso. Altro che ha vinto l'amore, ha vinto la Merkel. E
E da chi ce la siamo fatta a scrivere la legge? Noi? Da? Lui? Che a sua volta aveva Bagnasco che gliela dettava al telefono e tutta la CEI su Skype in videoconferenza che annuiva. Siamo i soli al mondo che si fanno scrivere le leggi sui gay da chi è contro i gay. È come far scrivere il regolamento delle oasi naturalistiche dai bracconieri. Dai, siamo onesti, questa volta più che l'amore ha vinto Alfano. Guarda come se ne è uscito subito dopo aver fatto togliere lo stepchild adoption dal testo di legge originario. Guardalo, guarda. Allora, Unione Civile di Alfano impedita azione contro natura. Contro natura. Contro natura. Alfano era dai tempi di Torquemada che non si sentiva contro natura. Ecco, io penso, se io penso al ministro Alfano, l'unica cosa che trovo veramente contro natura è l'accostamento delle due parole ministro e Alfano. Anche perché Angelino non ha fatto togliere solo le adozioni. Dopo la stepchild adoption salta anche l'obbligo di fedeltà, la vittoria di Alfano. Ha fatto saltare l'obbligo di fedeltà tra gli omosessuali. Cioè, lo ridico, nel matrimonio tra omosessuali è consentito che si possa tranquillamente trombare in giro senza conseguenze. Secondo voi, noi etero, no, lo dico sommessamente, non potremmo risposarci con rito gay? No! No, Carla, sto scherzando. Si scherza, sto scerzando. No, se mia moglie... Sto scherzando e comunque sto facendo servizio pubblico, Carla. Non c'è niente di personale. Ma ve lo immaginate il Papa che sposa con il rito gay? Vi dichiaro marito e moglie, è fatto un po' come vi pare. Chi stai guardando? La ragazza in terza fila, sì. E tu? La guardia svizzera. Sì, anche il prete dietro di me guarda la guardia svizzera. Andate e traditevi in pace. Cosa vuoi che ti dica? Andate a Ibiza. Cosa vuoi che ti dica? Questo per dire che quando la politica si occupa di questioni private tende un po' a toppare, invece quando si occupa di cose pubbliche la politica non ha nessun tentennamento. Anticorruzione senza più risorse, la protesta di Cantone contro il governo. Avete presente chi è Raffaele Cantone? Me lo fate vedere per favore? È questo signore qui, no? Lui è l'uomo che dovrebbe sconfiggere la corruzione in Italia, cioè questo è quello che gli ha chiesto il governo. Cioè, praticamente, è come se gli avessero chiesto di battere il Barcellona da solo in ciabatte. E lui ha accettato e ci sta provando. Cosa ha fatto il governo per incoraggiarlo? Gli ha tagliato il 25% dei fondi. Non è meraviglioso? Gli hanno tolto anche le ciabatte. Cioè, vedi... Ma non preoccupatevi, credetemi, contro la corruzione non facciamo niente, ma almeno abbiamo un premier Petaloso. La sapete bene, no? La storia di Petaloso, no? Un po' di tempo fa un bambino ha scritto l'aggettivo petaloso in un tema alla sua maestra, è piaciuto, e allora ha chiesto all'Accademia della Crusca di inserirlo nella lingua italiana. La Crusca ha risposto, sì, va bene, però per inserirlo bisogna che gli italiani inizino ad usarlo. E allora da ieri Renzi dice petaloso. Appena può. Alla cazzo, così. No. Perché per Renzi il dopo Expo è petaloso. Petaloso. A me sembra disastroso. Expo, gli amministratori, Rosso 2015 è di almeno 30,6 milioni. Attualmente all'Expo non hanno nemmeno i soldi per smantellare l'area. Ci avete presente l'albero della vita, no? Lo fai vedere? Ecco, resterà lì. Non hanno nemmeno i soldi per smontarlo. Ecco, come albero diciamo che resterà
petaloso per decenni. Ma il governo, in fondo, perché dovrebbe preoccuparsi di queste cose? Non solo è petaloso, ma da ieri è anche verdinoso. Eccolo qua. Ragazzi, guardate che questa figura è una figura straordinaria. Verdini, il nuovo pilastro della maggioranza di governo. È un fuoriclasse. Ragazzi, guardate che lui è l'Higuaín della politica. In effetti, qualche Higuaín con la giustizia, lui ce l'ha. Ma sì, ma cosa importa? L'importante è che voti la fiducia al governo. Dennis Verdini ce l'ha fatta, entra nella maggioranza del governo. Cioè, che tra lui e Renzi ci fosse già un progetto di vita insieme, lo si era capito, no? Diciamo che grazie alla legge sulle unioni civili, ieri hanno deciso di ufficializzare. Da questo momento è lui che tiene in piedi il governo Renzi. Cazzarola. Bel salto, Contando che era il numero due di Berlusconi, ragazzi. Cioè, prima era solo il coordinatore di Forza Italia, adesso è diventato il coordinatore di tutta Italia. Voi non avete idea di che concezione della politica ha quest'uomo qui? Robert Kennedy diceva 1000 miglia iniziano con un passo. Lui invece dice 1000 euro, parliamone. Per lui la politica è una questione idraulica. Come idraulica? Sì. Adesso ve lo faccio sentire. In pochi anni si è passati dall'ideologia all'idrologia. Sentitelo. Io raffiguro sì. La politica italiana, la maggioranza italiana, sì. Con due rubinetti, una a destra e una a sinistra. Due rubinetti. La sinistra gocciola. Gocciola, sì. E non c'è stoppa che tenga, perché un giorno va via. Sì. Civati, sì, un giorno va via Conferrato, un gocciolio continuo. Dall'altra parte c'è un altro rubinetto. Qual è? Che rubinetto è? Quello determinato da sì? Gli amici dell'NCD che hanno fatto degli amici dell'NCD, come sì? Pagliariello, come Giovanardi. Sì. Un rubinetto, e quindi, un rubinetto di là. Trovare un idraulico in questo paese non è facile. Vedi come idraulico Verdini, ce lo vedo alla grande, è perfetto. È l'unico idraulico al mondo che di fronte a un rubinetto che perde si sposta verso il rubinetto che vince. Non è bellissimo? In questo momento Verdini è l'uomo più influente d'Italia, eppure non sembra, perché sta sempre un passo indietro, si defila. Lo faceva anche con Berlusconi. Comandava lui, ma restava nell'ombra. Verdini vive rintanato come il polpo. Avrei potuto dire la piovra, ma mi sembrava un po' troppo azzeccato. Non si sa, non si sa nemmeno dove sia il suo ufficio da idraulico. Tutto questo potere è lui, ma dove lo esercita? No, perché nel mondo i luoghi del potere generalmente li riconosci, no? Lo studio ovale di Obama alla Casa Bianca, lo vedi, è questo qui, no? Da qui si decidono le sorti degli Stati Uniti, del mondo. Prendi l'ufficio di Putin. L'ufficio di Putin, eccolo, sai, tutto quello che accade in Russia viene deciso lì. Vuoi invadere la Turchia? Lo decidi in quella stanza. Vuoi ordinare del polonio su Amazon? Sempre lì. Vuoi fare lo spiritoso due belle battute sui ceceni? Ecco, magari allora non andare lì, vai in un'altra stanza. A Londra, tutto quello che passa in Gran Bretagna viene deciso qui, al 10 di Downing Street. Le vedete lì, Cameron con la regina, guardate come sono belli. Avete notato che fanno sempre la foto davanti a quel portone lì? È chiuso, no? Perché si sono dimenticati le chiavi dentro. E secondo me Cameron non ce l'ha nemmeno l'ufficio. Fa tutto lì dal marciapiede. Ma in Italia? Qual è il vero luogo del potere? La stanza dove si prendono tutte le decisioni importanti. Eccola. No. Sì, anche questa. Dai, mi fanno gli scherzi, non è questa, non è la Cappella Sistina, è quell'altra, dai, fammela vedere. Oh, questa è l'aula del l'aula del Senato, ma non proprio tutta l'aula del Senato, è solo un piccolo angolino, di questa grande sala, è un anfratto, precisamente quel corridoietto che separa l'emiciclo dal banco del governo. Me lo fate vedere? Ecco, esattamente lì trovi Dennis Verdini, lo vedete? Lo vedete lì? Allora, in quel minuscolo habitat, lui decide tutto.
fa accordi, inciuci, sposta senatori, crea maggioranze, le disfa, promette nomine, fonda banche, le sfonda, cioè saranno al massimo, boh, 6 metri per 3, 18 metri quadrati calpestabili. E infatti come si calpesta la democrazia lì, non la si calpesta da nessuna parte. Verdini sta sempre lì, a un passo dall'uscita, non si sa mai, capitasse una retata, è pronta a portare via i maroni. Regia, me lo fai vedere l'idraulico al lavoro? Nel frattempo io vado un attimo lì dietro a costruire un senato. Grazie.